Buongiorno a tutti, buon lunedì e buon inizio di settimana. Eccomi qui. Cosa faremo? Non lo sappiamo. E allora ci affidiamo sempre all'aiuto, alla misericordia, all'amore, alla protezione, alla grazia di nostro Signore Gesù Cristo. Certo è che noi vogliamo amarlo. Certo è che noi ci vogliamo impegnare a fare la sua volontà, a camminare nella sua amicizia. Ed è per questo che lo invochiamo. Gli chiediamo di proteggerci nel cammino, di proteggere le nostre famiglie, i nostri cari, di aiutarci nei bisogni, di alleviare le sofferenze, di prenderci per mano. Ecco, Signore, abbiamo bisogno che tu ci prenda per mano. Buona settimana a tutti coloro che andranno a lavorare, a tutti coloro che andranno a scuola, a tutti coloro che saranno chiamati a fare qualche missione. Io, per esempio, in questa settimana devo partire, andrò a incontrare gli amici di Monte Cosaro Scalo, in provincia di Macerata, per un giorno bello da vivere insieme. E allora tutto nelle mani di Gesù e di Maria, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Tanti auguri a tutti coloro che portano il nome di Luca. Alle 15 ci ritroviamo per la coroncina alla Divina Misericordia, alle 17:20 il Santo Rosario. Ecco, volevo ricordare soltanto che la catechesi ha inizio lunedì prossimo, alle 17. Allora accogliete la benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Vi lascio con un forte abbraccio e un bacio fraterno e amichevole. Ciao a tutti!